sono andato a fare il sindaco. No, primo, secondo, l'antipastino lì al buffet. Fai. Ti faccio un po' di antipasto, faccio centro tavolo. Ma era un test? Penso io. Dice, va bene, facciamo un po' di antipasti. Siamo al centro tavolo. Credo che zuppa di cereali mista. Normalmente sono interessato all'esperimento del pastore. Mangialo un po'. L'importante è che non è successo niente. No, per noi niente, no, l'importante è che non è successo niente. È fuggito, però. A noi non è problema, non c'è problema. No, no, ma guarda. Non ti preoccupare, scusa. A me non hai fatto niente. Sicuro, non vorrei creare problemi. Adesso spazio su. Ma a me proprio niente, io mi sono preoccupato per te. A me proprio niente. Io ho visto la cosa conficcata. A me mi succede qualche cosa, mi succede spesso a casa. Posso passare? Eccolo lì il bacino. Bacini, bacini, senti i bacini. Ah, allora, Michelangelo. Allora, diciamo. Questo non si è potuto fare per questo motivo. Quest'altro non si è fatto per questo. Io adesso invece faccio l'assemblea, davanti alla, chiederò al sindaco perché dopo è stato soltanto di soldi. Non ce ne sono. Togliete le cose che possono macchiare, questo, mettetelo là un po'. Noi non beviamo vino. Che quello magari arriva. Noi una botte. Ma sei proprio prevenuto però. Olì, però a quei tempi, scusa. Tu a la lunga faceva l'asse incontrastato perché i comunisti ormai non c'era più nessuno. Adesso c'è un altro assessore che presidente. Va bene. Quello fa cascare qualche cosa. Il Paolo Gatti ha detto che la prossima volta quello più forte di te quello fa cadere qualcosa, sta male, sta malato con le bandiere con le bandiere degli assessori, sta bene fatto per il vice sindaco. Quello è un operativo, no? No, no, se siamo soli, se nessuno entra, non dà fastidio a nessuno? Dà fastidio. Allora diciamo, ma è possibile! Non è possibile! Sono ma che cosa dell'impero romano? L'avevi detto prima dell'impero romano, te lo sei tirato, fatto bene a spostare. Scusate. Costo della lavanderia. Ma che è successo? Cosa è successo? A me, ma che vuole a me? La manica. Ecco, siete accumulati. Vediamo se è idrorepellente. Vediamo un po'.
Quanti anni ha sto ragazzo? È giovane. Io a 28 ero sposato. Ma dipende, se fossi andato a servire probabilmente avrei fatto anch'io la stessa cosa. Non è vero. Oddio! Scusi. Senti, allora, facciamoci a capire una cosa. Questo o è uno scherzo, o se non è uno scherzo, non mi incazzare. Se è uno scherzo posso pure capirlo, ma se no dai. Forse dei miei politici sono tutti uguali, forse perciò mi sono comportato così. Probabilmente se l'è meritato, mi dispiace. Non diciamo che sono un infiltrato, però posso dire che se lei guarda lì è stata vittima di Camera Smile! E lì c'è una telecamera! Grazie a un bel saluto! Pure lui.